Buonasera a tutti, mi chiamo Federica Gruppioni e lavoro per Ivo Italia. Vi chiedo innanzitutto il consenso per la registrazione e sarà un tacito consenso, quindi se nessuno Salute. obietta, procediamo. Sulla questione. C'è qualcuno? Nessuno? Ok, allora procediamo. Bene, grazie per la partecipazione, è molto bello avere tanti partecipanti. Vi introduco brevemente perché abbiamo organizzato questo incontro online. Noi siamo una ONG che ha sede a Ferrara. E abbiamo un progetto di cooperazione internazionale in Tanzania, a Iringa, nella regione di Iringa. Il progetto si intitola No One Left Behind ed è finanziato, cofinanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. È un progetto di 3 anni e siamo nel secondo anno di attività. E abbiamo pensato di organizzare degli incontri online per raccontare le attività e i risultati che man mano vengono raggiunti. Quindi questo è uno degli appuntamenti organizzati proprio per raccontare una delle attività che ha visto protagonista tra gli altri Giulia Iolesechi, che poi racconterà della sua esperienza e grazie alla quale abbiamo il piacere di avere Walter Barricchi, che sarà il primo relatore a presentare oggi. Lo prendiamo come un appuntamento così. Per raccontare una bella esperienza, per approfondire le nostre conoscenze e anche per conoscerci. Io passerei direttamente la parola a Walter e ringrazio anche a chi è connesso dalla Tanzania direttamente, Paola, la nostra responsabile in loco, e Camilla e Letizia che si stanno occupando dei sottotitoli. E ringraziamo anche Serena Longo, la nostra interprete della lingua italiana dei segni. Passo subito la parola all'architetto Walter Baricchi, che si autopresenterà. E prego, grazie. Questo è Ecco, mi sentite? Vedete schermo? Tutto. aspettava, siamo entrati in Ottimo. ordine così come lo vedo. Beh, devo anch'io fare un sentito ringraziamento a Federica e Ibitalia, a Paola e a Giulia per l'invito a partecipare a questo modulo didattico e darmi la possibilità di questa introduzione. Ma veramente incuriosito. Penso che sia un esperimento molto interessante e auspico, anzi che partendo proprio da questo, ci possono essere occasioni anche di ulteriori sviluppi di un'offerta di formazione e di informazione per chi si occupa dei temi della cooperazione. È un ambito che io seguo da molti anni. Ho terminato l'anno scorso la mia esperienza come consigliere nazionale, a cui avevo proposto ed avevo la delega appunto sui temi della cooperazione, solidarietà e protezione civile. E oggi pomeriggio richiamando principalmente i temi della cooperazione e della solidarietà. Io vorrei introdurre il mio intervento con un richiamo alle parole di Nelson Mandela. L'istruzione è l'arma più potente che puoi utilizzare per cambiare il mondo. È un'arma pacifica,
civile di cui hanno diritto anche le persone, nel nostro caso i bambini e gli adolescenti affetti da disabilità. Secondo il World Report on Disability sono 1 miliardo le persone con disabilità, il 15% della popolazione mondiale. Proseguo dandovi altri numeri, ma sono molto significativi. Solo il 2% dei disabili riceve servizi o sostegni. L'ONU stima che il 10% dei bambini sia affetto da disabilità. 98% dei bambini con disabilità non ha accesso ad una educazione formale e il 90% delle persone con disabilità non è occupata. Nel campo dell'istruzione, i piccoli più svantaggiati hanno più difficoltà a portare a termine gli studi e la differenza tra la percentuale di bambini disabili e la percentuale di bambini normodotati che frequentano la scuola elementare a livello mondiale varia dal 10% in paesi come l'India al 60% in paesi come l'Indonesia. Il rapporto UNICEF del 2013 su bambini e disabilità, diritti senza barriere, stima che la maggior parte di essi viva nei paesi in via di sviluppo, con maggiore probabilità di vivere in condizioni di povertà e con scarse possibilità di sopravvivenza. Sono circa 93 milioni di bambini che convivono con una disabilità moderata o grave e tra i minori al di sotto dei 14 anni 1 su 20 è disabile. Nei paesi in via di sviluppo i bambini con disabilità sono gli ultimi tra gli ultimi, i più trascurati e con la maggiore vulnerabilità. Queste sono le 3 parole guida che caratterizzano gli obiettivi delle grandi istituzioni internazionali sul tema e che recepisco anche per il mio intervento: accessibilità, disabilità, inclusione. Ci sono contesti dove fare scuola si esercita in condizioni drammatiche, qui ne avete una brevissima selezione nelle immagini catturate dal web. Sono situazioni talvolta caratterizzate da conflitti di istruzioni, di precarietà, di insicurezza, senza un minimo di dotazioni e di servizi. Le esemplificazioni che vedete nella videata sono quanto mai dirette. Vedete come si fa scuola in paesi come lo Yemen, nella immagine in fondo, in basso a sinistra, in una scuola totalmente collassata dagli effetti di bombardamenti, e quanto mai questa immagine ci rimanda anche alla situazione attuale che sta passando un paese come l'Ucraina, colpendo inevitabilmente tanti bambini. Per quanto riguarda l'Italia, non possiamo non partire dalla nostra stessa Costituzione. La Costituzione della Repubblica Italiana del 1947, della quale richiamo 3 articoli. L'articolo 3, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Ma qui con lavoratori per me si intende tutti i cittadini, compresi appunto anche le situazioni affette da disabilità. L'articolo 34, la scuola è aperta a tutti, di conseguenza tutti i cittadini devono essere messi nelle condizioni di poter godere di questi diritti e quindi, parlando di barriere architettoniche, di poter accedere a un luogo indipendentemente dalla loro condizione personale. Infine l'articolo 38,
ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria. Infine, gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione ed all'avviamento professionale. A queste, agli articoli della Costituzione, si collega poi una sentenza, la numero 80 del 2010 della Corte Costituzionale. La sentenza della Corte Istituzionale impone di adeguare la legislazione italiana all'ordinamento internazionale, che vedremo declinato nelle immagini a seguire. Osserva la sentenza della Corte che la Costituzione, nel riconoscere valore fondamentale alla persona come individuo, pone a tal fine a carico della collettività un obbligo di solidarietà, assumendo nel caso concreto rilievo l'articolo 38 che abbiamo appena visto, commi 3 e 4, che sanciscono il diritto dei disabili all'educazione, assegnando il correlativo obbligo allo Stato. La situazione di fatto registra tuttavia una povertà di conoscenze della società sulle persone con disabilità e l'incapacità dei professionisti, e guardo al mondo da cui vengo e che rappresento, dei vari settori a trattare il tema della disabilità in un quadro di diritti umani, cosa che porta inevitabilmente a una povertà di competenze e una povertà anche di soluzioni. Oltre alla Costituzione della Repubblica Italiana, vediamo quali sono gli strumenti di tutela a disposizione. È una rassegna lunga, devo dire che c'è un'attenzione continua nel tempo, soprattutto a partire dalla fine dell'ultima guerra, con una serie di dichiarazioni e di indirizzi che adesso cerco di riportare in riassunto. Partiamo dall'ONU con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del dicembre del 1948, a cui segue la Dichiarazione Universale dei Diritti del Bambino del 1959, la quale riporta questo enunciato: il bambino che si trovi in una situazione di minorazione fisica, mentale o sociale ha diritto di ricevere il trattamento, l'educazione e le cure speciali di cui ha bisogno per il suo stato e la sua condizione. La Dichiarazione dei diritti della persona con ritardo mentale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 1971 si sofferma sulla situazione del cittadino con livelli di subnormalità mentale, che deve nella maggior misura possibile beneficiare dei diritti fondamentali dell'uomo alla stregua degli altri esseri umani. Il subnormale mentale, prosegue la dichiarazione, ha diritto alle cure mediche e alle terapie più appropriate al suo stato, nonché all'educazione, all'istruzione, alla formazione, alla riabilitazione, alla consulenza che lo aiuteranno a sviluppare al massimo le sue capacità ed attitudini. A questa segue la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, di cui l'Italia procede alla ratifica 2 anni dopo, nel 1991. E la dichiarazione riporta, scusate, sono andato troppo avanti, riporta soprattutto nell'articolo 24 il tema dell'istruzione. Gli stati parti che hanno sottoscritto la convenzione riconoscono il diritto delle persone con disabilità all'istruzione allo scopo di realizzare questo diritto senza discriminazioni e su una base di uguaglianza di opportunità. Gli stati parti faranno in modo che il sistema educativo preveda la loro integrazione scolastica a tutti i livelli e offra nel corso dell'intera vita possibilità di istruzione finalizzate a cosa? A 3 punti. La prima, al pieno sviluppo del potenziale umano,
del senso di dignità e dell'autostima e dal rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana. B, allo sviluppo da parte delle persone con disabilità della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, fino al loro massimo potenziale. C, a mettere in grado le persone con disabilità di partecipare effettivamente a una società libera. A questo conseguono le regole standard per il raggiungimento delle pari opportunità per i disabili, adottate anche questa dall'Assemblea Generale dell'ONU del 1993. Queste ricordano come l'ignoranza, la negligenza, la superstizione e la paura sono fattori sociali che attraverso tutta la storia della disabilità hanno isolato le persone con disabilità e ritardato la loro evoluzione. Poi abbiamo una risoluzione del Consiglio d'Europa, che parte appunto dalle regole e dagli indirizzi dell'ONU, e risoluzione del Consiglio d'Europa e dei rappresentanti degli Stati membri sull'uguaglianza di opportunità delle persone disabili del 1996, che è la premessa poi di quella che sarà la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, licenziata nell'anno 2000. Abbiamo ancora altri due importanti documenti con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità nel 2006, ratificata dall'Italia nel 2009, e ancora dal Consiglio europeo il Council Conclusions on Disability Inclusive Disaster Management del 2015. Veniamo alla Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006. La definizione soprattutto di un modello di disabilità biopsicosociale come il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri. Poi abbiamo un tema specifico che sono le situazioni connesse a catastrofi e calamità naturali, spesso una condizione concorrente aggravante soprattutto negli scenari di molti paesi del terzo mondo. E da queste condizioni scaturisce la Sendai Framework for Risk Disaster Reduction del 2015, nella proiezione 2015-2030, dove viene riportato che le persone con disabilità sono state citate direttamente o indirettamente come parte del preambolo del documento finale della conferenza di Sendai, dai principi guida, delle priorità di azione, del ruolo delle parti interessate. Inoltre, la conferenza mondiale del 2015 di Sendai mette l'accento sulla riduzione del rischio di catastrofi, incorporando raccomandazioni esplicite verso un ambiente inclusivo e accessibile ai disabili. Le condizioni di rischio da catastrofi sono una, appunto, come dicevo, una componente aggravante già di situazioni catastrofiche, purtroppo, in molti paesi del terzo mondo. Un ulteriore provvedimento lo prende sempre il Consiglio d'Europa con la strategia 2017-2023, tuttora in corso, Human Rights Reality for All del 2016. Ancora, un'ulteriore comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni del 2021, richiama come un'unione dell'uguaglianza, è una dichiarazione di Ursula von der Leyen come Presidente della Commissione, dicevo un'unione dell'uguaglianza, una strategia per i diritti delle persone con disabilità nello scenario 2021-2030. La von der Leyen così riporta: le persone con disabilità hanno diritto e buone condizioni sul
a buone condizioni sul posto di lavoro, a una vita indipendente, a pari opportunità e a partecipare pienamente alla vita della loro comunità. Tutti hanno diritto a una vita senza barriere ed è nostro dovere, in quanto comunità, garantire la loro piena partecipazione alla società su un piano di parità con gli altri. E la Commissione invita gli Stati membri a sostenere lo sviluppo di scuole inclusive che possono diventare un punto di riferimento all'insegnamento e nell'apprendimento inclusivi e innovativi in tutta l'Unione Europea. Ancora l'ONU, con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, riporta 4 dei vari goals, dei vari obiettivi strategici, che sono relazionati appunto anche al tema che trattiamo oggi. E li richiamo tutti, sono i goals 4, 8, 10 e 11. L'obiettivo 4 è quello di assicurare un'educazione di qualità inclusiva e equa e promuovere l'apprendimento per tutta la vita come opportunità per tutti, in particolare viene declinato l'obiettivo 4.5, quello di eliminare entro il 2030 le disparità di genere nell'istruzione e garantire un accesso equo a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale delle categorie protette, tra cui le persone con disabilità, le persone indigene e i bambini in situazioni di vulnerabilità. Ancora il target 4A, costruire e potenziare le strutture dell'istruzione che siano sensibili ai bisogni dell'infanzia, alle disabilità e alle parità di genere e predisporre ambienti dedicati all'apprendimento che siano sicuri, non violenti e inclusivi per tutti. È certo che se guardiamo la scadenza 2030 è una scadenza molto ottimistica, visto le condizioni, le varie situazioni a livello mondiale, però i fondamenti credo che ci siano tutti. Così come nella immagine successiva, l'obiettivo 8, promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena occupazione e il lavoro dignitoso per tutti. Con il target 8.5, che è quello di garantire entro il 2030 un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per donne e uomini, compresi i giovani, le persone con disabilità e un'equa remunerazione per i lavori di equo valore. L'obiettivo 10 è ridurre l'ineguaglianza all'interno e tra i paesi. Target 10.2, entro il 2030 ancora, potenziare e promuovere l'inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro. E infine l'obiettivo 11, quello di rendere le persone e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili, con 2 target. L'obiettivo 11.2, entro il 2030 garantire a tutti l'accesso a un sistema di trasporti sicuro, conveniente, accessibile e sostenibile, migliorando la sicurezza delle strade e in particolar modo potenziando i trasporti pubblici e con particolare attenzione ai bisogni di coloro che sono più vulnerabili, quindi donne, bambini, persone con invalidità e anziani. E il target 11.7, entro il 2030, fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici, sicuri, inclusivi e accessibili, e in particolare ancora per donne, bambini, anziani e disabili. Quindi vedete che periodicamente ci sono dei richiami, delle dichiarazioni a livello internazionale, mondiale e della comunità europea, che poi vengono recepite e declinate anche nell'ordinamento del nostro paese, sempre focalizzati per rendere una vita sempre più dignitosa e inclusiva ai soggetti affetti appunto da disabilità. In Italia poi richiamiamo brevemente anche
qual è la condizione operativa. Si parte da un decreto ministeriale 236 dell'89 con le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati ed edilizia residenziale pubblica e quindi anche gli edifici gli edifici scolastici, al fine del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, con tre categorie di fruibilità: l'accessibilità, la visitabilità e l'adattabilità. L'accessibilità si intende la possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente, di fruire gli spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia. La visitabilità, con questo termine il legislatore intende la possibilità anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico in ogni unità immobiliare. In altre parole, la persona può accedere in maniera limitata alla struttura, ma comunque le consente ogni tipo di relazione fondamentale. Infine, l'adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito, intervenendo senza costi eccessivi, per rendere completamente e agevolmente fruibile un dato immobile, lo stabile o una parte di esso, anche da parte di persone con ridotto o impedita capacità motoria o sensoriale. Io vi faccio questa lunga rassegna sia appunto di quello che era il contesto internazionale ma anche quello italiano, sempre per evidenziare che è un tema molto attenzionato e su cui ci sono tutta una serie di indirizzi anche applicativi, di norme cogenti che pian piano sono stati inseriti nel nostro ordinamento e che ormai stanno diventando uno standard per i nostri approcci progettuali, ormai da diversi decenni. Nel 1996 esce il DPR 503, il regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, e in particolare questo importante decreto riporta il titolo 5 specifico per l'edilizia scolastica, dove si enuncia come per barriere architettoniche si intendano anche qui tre punti: gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che per qualsiasi causa hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea, direi che riassume tutto il quadro degli scenari possibili, gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti, e la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque, e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi. Poi, sotto il titolo quinto edilizia scolastica, ci sta un articolo specifico, che è l'articolo 23, edifici scolastici. Anche qui passiamo rapidamente i quattro commi che ci interessano. Il comma 1, gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, comprese le università e delle altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola, devono assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti o con difficoltà di deambulazione. Comma 2, le strutture interne devono avere le caratteristiche di cui gli articoli 7, 15 e 17 e le strutture esterne, quelle dell'articolo 10, e qui richiamano una serie poi di prescrizioni che non vi ho riportato nella trattazione di questa sera e che sicuramente conoscerete sul decreto base, l'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità, quindi banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale braille, spogliatoi. E quarto e ultimo comma, nel caso di edifici scolastici a più piani senza ascensore,
la classe frequentata da un alunno non deambulante deve essere situata in un'ala al pian terreno raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe. Ancora il DPR, sempre un decreto precedente della Repubblica del 2001, il 380, tratta del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, quindi nel complesso delle normative per l'edilizia, parte 2, normativa tecnica, capo 3, sezione 2, tratta l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico. Al Walter, comma 6... Scusami, sì? Walter, ti fermo un attimo, non so se sei indietro forse di una slide. Ah sì, scusate, okay, eccolo. Perfetto, così, qui, perfetto. Sono. Grazie della correzione. Niente. Perché le guardo in contemporaneamente su doppio monitor. Allora, dicevo, il DPR nella parte che riguarda l'eliminazione del superamento delle barriere architettoniche, il comma 6 riporta come tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inagibili. Beh, qui credo che ancora buona parte del nostro patrimonio immobiliare scolastico rientri in questa casistica ancora tollerata. Poi mi piaceva anche richiamare alcuni aspetti legati al rispetto del protocollo Itaca 2011. Un protocollo molto interessante relativo agli edifici scolastici, il frutto di un aggiornamento del 2012, e a questo fanno riferimento due sottotemi che tratta il protocollo. Le sette, che riguarda gli aspetti sociali, da cui viene declinato l'E71, il Design for All, che ha un'esigenza specifica, quella di garantire la possibilità anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere l'edificio nelle sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e anche di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. Questo ci consente di richiamare due norme, molto importanti, sono tra l'altro relativamente recenti, la prima del 2019, l'altra del 2021, che riguardano la prima norma UNI N17161, la progettazione per tutti, i requisiti di accessibilità per prodotti, beni e servizi progettati secondo l'approccio Design for All. E questo documento specifica i requisiti di conoscenza fondamentali per progettare, sviluppare e fornire prodotti, beni e servizi che siano accessibili, comprensibili e utilizzabili da un'ampia gamma di utenti, incluse le persone con disabilità. Poi, altrettanto importante, la norma 17210 sul tema dell'accessibilità e usabilità dell'ambiente costruito, i requisiti funzionali. Questo documento descrive i requisiti minimi funzionali di base e le raccomandazioni per un ambiente costruito accessibile e usabile secondo l'approccio appunto Design for All, Universal Design, a favore di un utilizzo eco e sicuro per il maggior numero di utenti, incluse le persone con disabilità. Nello specifico del mondo della cooperazione, il principale rimando, oggetto di riferimento normativo,
è la legge 11 agosto 2014, la 125, che è la disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, e la legge quadro dell'istituzione della cooperazione italiana, finalità della cooperazione. E qui abbiamo tre enunciati, quello relativo allo sviluppo sostenibile, lo sradicamento della povertà e l'affermazione dei diritti umani, compresa l'uguaglianza di genere e le pari opportunità. E nelle slide che seguono vi riporto l'impegno della AICS, dell'Agenzia Italiana alla Cooperazione allo Sviluppo, che tra l'altro è stata richiamata da Federico proprio per lo progetto che stanno sviluppando in Tanzania, perché ha sviluppato una particolare attenzione su questo tema. Sono tantissime le operazioni messe in campo dall'agenzia. Qui penso di non averne dimenticata nessuna. Se mi è sfuggito qualcosa, provvederò ad integrarlo. Però partiamo già dal 2009, quindi prima ancora che venisse istituita l'agenzia, quando le competenze erano in capo al Dipartimento della Cooperazione del Ministero degli Esteri. Tra il 2007 e il 2013 escono alcuni importanti documenti, tra 2007 e 2009 il rapporto disabilità, cooperazione internazionale e sviluppo, con l'esperienza di quasi un decennio di cooperazione italiana tra il 2000 e il 2008. Nel 2010 le linee guida per l'introduzione della tematica della disabilità nell'ambito delle politiche e delle attività della cooperazione italiana. E nel 2013 il piano d'azione sulla disabilità della cooperazione italiana. Un piano molto importante, è un documento che è stato redatto in applicazione delle linee guida del 2010 per l'introduzione della tematica della disabilità nell'ambito delle politiche e attività della cooperazione italiana che vi ho appena richiamato, e traguarda cinque aree di intervento: politiche e strategie, la progettazione inclusiva, l'accessibilità e fruibilità di ambienti, beni e servizi, gli aiuti umanitari in situazioni di emergenza e la valorizzazione di esperienze e competenze della società civile ed imprese. Ora, tutta questa documentazione che vi ho richiamato è consultabile e scaricabile gratuitamente con dei documenti PDF molto interessanti direttamente dal sito dell'AICS, https://www.aics.gov.it, che non ho riportato nella slide, ma basta accedere al sito ufficiale di AICS e la trovate facilmente. E qui invece richiamo ancora un'altra serie di azioni promosse a questo punto da ICS, perché siamo già nel 2015, la prima sul tema dell'educazione inclusiva e cooperazione allo sviluppo, con le linee guida sugli standard di accessibilità per le costruzioni finanziate dagli interventi di cooperazione. Ops. E arrivo verso la conclusione con il Vademecum per gli aiuti umanitari e disabilità. Nel 2016 un rapporto su inclusione, disabilità, cooperazione internazionale, l'esperienza della cooperazione italiana 2016-2017, che vedete nell'immagine centrale. Infine, l'ultimo documento nel 2018, le linee guida per la disabilità e l'inclusione sociale negli interventi di cooperazione. Quindi è un tema, quello disabilità, fortemente attenzionato anche dalla nostra agenzia, e questo rende merito non solo all'agenzia, ma anche a tutti coloro, come le ONG, IBO in questo caso, che si occupano nello specifico di questi temi. È un ambito molto particolare, come vedete ben radicato anche negli indirizzi che ho appena richiamato in ambito internazionale e nazionale,
e che vede tra l'altro la presenza di tanti nostri colleghi, Giulia e Paola, che relazioneranno dopo di me, vi faranno vedere concretamente come si traduce il loro impegno sul campo con l'esperienza in Tanzania. E avviandomi verso la conclusione, vi mostro, anzi chiudo con questo. Sì, con questo mi sovrappongo nel frattempo al commento, come il tema, poi lo faccio ripartire. Se il tema della disabilità in molti contesti è legato direttamente anche a quello dell'accessibilità. E quindi voi vedrete in questo piccolo documentario come in alcune parti del mondo, ma sono tante, dall'Asia alle Americhe all'Africa, occorre affrontare dei percorsi che sono particolarmente difficili già per dei bambini normodotati. Quindi immaginiamoci le difficoltà in questi ambienti per far raggiungere le scuole, che spesso sono a ore di cammino dai villaggi da cui provengono, quando mancano le strade e le possibilità di un accesso anche per le persone normali. Adesso lo faccio riprendere. Sopra un fiume che scorre. Tutto questo per raggiungere la loro classe in orario e poi camminare per altre 7 miglia attraverso la foresta fino alla loro scuola nella città di Padang. I ragazzi hanno fatto questo terribile percorso ad ostacoli per gli ultimi 2 anni praticamente tutti i singoli giorni da quando il ponte sospeso è crollato sotto la pioggia battente. In un altro villaggio indonesiano di Sangyang, Tunjiang, bambini che vivono sul lato sbagliato del fiume Sperang devono attraversare un ponte sospeso rotto per raggiungere l'altro lato dove si trova la loro scuola. Tutto questo per evitare una camminata di oltre 2 ore per invece attraversare un ponte alternativo, sarebbe sicuro, sì, ma i bambini hanno scelto di intraprendere invece la precaria traversata del ponte crollato. Buona notizia è che il più grande produttore di acciaio dell'Indonesia, PT Krakatau Steel, hanno deciso di costruire un nuovo ponte per sostituire quello che è stato danneggiato dopo le inondazioni del gennaio 2012. In un altro villaggio indonesiano, i bambini si fanno strada lungo un acquedotto che separa il villaggio di Suro e il villaggio di Prempunyan, al Giava, Indonesia. I bambini hanno deciso di utilizzare l'acquedotto dal loro villaggio verso la scuola come una sorta di scorciatoia, anche se non è stato creato per le persone. Anche se è molto pericoloso, i bambini dicono che preferiscono usare il ponte piuttosto che percorrere una distanza di oltre 6 km a piedi tra la foresta. Colombia. In Colombia, i bambini di una manciata di famiglie che vivono nella foresta pluviale a 40 miglia a sud-est della capitale di Bogotà si spostano usando dei cavi d'acciaio che collegano un lato della valle all'altra. Questo è l'unico modo per raggiungere la scuola. Cavi d'acciaio lunghi 800 metri sono infilati a 400 metri sopra il ruggente Rio Negro. Il fotografo Christoph Otto ha scattato questa incredibile foto di Daisy Mora e di suo fratello Jumit, facendosi strada ad una velocità vertiginosa di 70 km all'ora. Se non vedi il fratello nella foto è perché sta nel sacco, poiché è troppo giovane per eseguire da solo la traversata, in quanto ha solo 5 anni. La traversata è eseguita usando un giorno circa 60 secondi. Fortunatamente al giorno d'oggi nessun bambino si è schiantato nella valle. Nonostante questo però rimane un metodo di trasporto pericolosissimo e ad altissimo rischio di morte. Molti credono sia solo questione di tempo prima che ci appunto scappi il morto. Il governo locale ovviamente non ha fatto niente per migliorare questa situazione, anzi probabilmente non farà niente finché appunto non ci scappa qualche morto. Il bambino di ghiaccio. Un alunno di 8 anni, soprannominato Ice Boy dagli utenti dei social media,
sbagliato, perché le sue foto emerse allora, raffigurandolo arrivare a scuola con le mani gonfie, gelo sui capelli e sulle sopracciglia, ha scatenato veramente una rinnovata discussione online sulla povertà infantile. Molti utenti dicono che la foto di Little Wang, che è diventato virale lunedì, evidenziano che insomma non si fa abbastanza per aiutare i bambini delle famiglie rurali poveri in Cina. Sono solidari con i due gaggi che Little Wang supporta per raggiungere la sua scuola nella contea di Lujian, nella provincia sud-occidentale della Yunnan. L'agenzia statale China News Service dice che il ragazzo percorre circa 4,5 km a piedi per andare a scuola, un viaggio che gli richiede circa un'ora. Il giorno in cui è stata scattata la foto, la temperatura fuori era di meno 9 gradi centigradi. Secondo l'agenzia, una foto del ragazzo che è stata condivisa da decine di migliaia di persone mostra con le guance rosse gonfie e vestito con una giacca sottile che viene deriso inoltre anche dai compagni di classe. Un'altra immagine mostra le mani sporche e gonfie del ragazzo, accanto al lavoro quasi perfetto del suo quaderno scolastico. L'insegnante di Wang ha scattato le foto l'8 gennaio e le ha inviate al preside e ad alcuni altri individui, secondo quanto riportato dai media di Stato. Dopodiché arrivarono anche all'attenzione dei media locali e poi di quelli nazionali, infine dell'attenzione internazionale, e le immagini poi diventarono anche virali online. Molti utenti di Weibo hanno postato i messaggi che elogiano la forza d'animo e la preservanza di Wang. Questo bambino sa che la conoscenza può cambiare il suo destino, dice una persona, ma altri hanno anche espresso la loro preoccupazione, dicendo che i loro cuori erano dolorati per lui, specialmente vedendo le sue mani gonfie e i vestiti logori. Alcuni hanno risposto postando commenti arrabbiati rivolti al governo. Che cosa sta facendo il governo locale dello Yunnan su questo? Ha chiesto qualcuno. Altri invece hanno esaltato gli altri utenti a chiedere aiuto per contattare il ragazzo, in modo da poter donare denaro e vestiti. Io mi fermo qui, il docufilm va avanti ancora per un po' di tempo, ma ho visto che ho già rubato dei minuti preziosi anche a Giulia e a Paola, e quindi vi ringrazio per la vostra attenzione e rimango a vostra disposizione. A voi la linea. Grazie Walter. Una domanda, se il video si può condividere? Sì, io l'ho trovato su YouTube, quindi sicuramente. Se magari puoi scrivere nella chat il link, così chi ha avuto difficoltà con l'audio può rivederlo. Sì, lo devo recuperare, però ve lo mando sicuramente, certo. Grazie. E poi c'era una domanda che vado a recuperare. Alberto Veronese chiede se in Italia i principi costituzionali sono rispettati. Ma ognuno di noi può darsi la risposta per quello che vede nella sua realtà, quindi insomma, ci si risponde ognuno di noi nella vita quotidiana se sono rispettati oppure no. Ci vuole molta pazienza, molto ottimismo anche. Grazie. Ci sono altre domande? Qualcuno vuole intervenire? Ok, allora se Walter riesce a togliere la condivisione dello schermo. Ok. Grazie. Bene. Io, se non ci sono altre domande, se ne avete, ne potete fare anche dopo. Passerei la parola a Giulia Iole Secchi, che è stata con noi fisicamente anche a Iringa, e che ci parla un po' della sua esperienza. È stata affiancata nel suo lavoro da Paola Ghezzi, che è attualmente collegata proprio da Iringa. E ti lascio la parola. Grazie. Grazie a tutti quanti, buongiorno. Vedete il mio schermo? Intanto, buonasera. Aspetta che provo a rimetterti in evidenza. Scusate, dove sei?
Allora, cercherò di parlare piano, che per chi mi conosce sa è uno sforzo ulteriore. Serena, se per sbaglio mi vedi andare troppo veloce, intervieni a gamba tesa, senza problemi. Allora, buonasera a tutti quanti. Intanto grazie Walter per questa introduzione molto utile. Ho scoperto cose che personalmente non sapevo e sicuramente è ancora più utile adesso vedere un caso pratico che è stato fatto proprio da Ibo Italia in Tanzania, un progetto, titolo lo vedete in questa prima slide, introduttiva, finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo. Innanzitutto mi presento, io sono Giulia Iollesechi, sono in realtà, temo, non un'architetta, ma un ingegnere civile specializzata in costruzioni in zona sismica. Anche grazie ad Ibo sono riuscita a lavorare in vari progetti all'interno della cooperazione, in questo caso in Tanzania. Ora, quello che vedremo in questa presentazione vuole essere molto concreto e spero anche in qualche modo di intrattenimento. Vedremo prima i dettagli, quindi il nostro progetto di Iringa, cosa abbiamo fatto, nello specifico chi sono stati i personaggi coinvolti e come, infine qualche dettaglio su degli obiettivi specifici che ci siamo posti e poi le conclusioni. Prenderà soltanto mezz'oretta, 30 minuti circa. Ah, pardon, tutte le foto, torno dietro un balzo. Tutte le foto che vedete sono state fatte all'interno di questo progetto specifico e da me o da, ce n'è una, forse la più bella, fatta da Paola. Innanzitutto, siccome ognuno viene da un background diverso, vediamo bene dov'è Iringa e in caso anche dove è la Tanzania. Queste sono delle immagini fatte da un mio collega, Fulvio Lopane, con cui sto costruendo insieme un pezzo di ricerca in Tanzania. Ci sono una serie di informazioni a livello sismico che voi potete ignorare tranquillamente. Tanzania si trova ovviamente su questa costa dell'Africa e Iringa è più o meno al centro. Quindi Dodoma, la capitale, è qua sopra e Dar es Salaam è la seconda città, forse la prima città più grande, Paola, correggimi se sbaglio, è qui sulla costa. Cosa ha interessato il nostro progetto? Allora, come obiettivi, partiamo con la parte romantica. Come obiettivi abbiamo completato un dormitorio per 80 bambine con disabilità. Dopodiché migliorato la fruibilità per bambini con disabilità in 10 scuole e l'accessibilità ai servizi igienici di 6 scuole. Appunto. Questa è la parte romantica. Questo raggiungimento di obiettivi comporta l'utilizzo di una serie di strumenti molto meno romantici. La prima fase è di progettazione, ovviamente. Ora, già è difficile progettare in Italia, dato che immagino molti di voi abbiano esperienza in Italia, avere a che fare con il catasto, avere a che fare con l'amministrazione comunale. Più o meno le stesse cose accadono ovviamente anche in Tanzania, quindi il primo step è il rapporto con l'amministrazione locale, anche per quanto riguarda la progettazione. E qui per fortuna il team in loco di Ibo, nella fattispecie Paola, negli anni ha intessuto degli ottimi rapporti con l'amministrazione di Iringa, per cui questa prima fase che poteva essere molto difficile, siamo riusciti a gestirla molto bene. Perché? Perché gli elaborati grafici in certi casi li abbiamo fatti noi, da zero. In altri casi c'erano stati dati. Nel caso in cui c'erano stati dati, la difficoltà stava nel modificarli. Quelle erano scuole, in questo caso, un progetto di una scuola che era già stato approvato, una sorta di tipologia classica che loro utilizzano ogni volta che lo Stato deve costruire una scuola. Un dormitorio in questo caso. Noi abbiamo dovuto adattarlo in modo che fosse accessibile ai bambini con disabilità, quindi aggiungere rampe, controllare porte, spostare partizioni, controllare
La maggior parte delle modifiche, onestamente, è stata riguardo i bagni. Non soltanto dal punto di vista architettonico, ma anche dal punto di vista strutturale, perché tra l'altro è zona sismica, anche se Paola non era molto convinta, poi l'ho convinta io. Essendo zona sismica, persino dal punto di vista strutturale, quindi elementi molto importanti, siamo riusciti ad apportare delle modifiche. Il ruolo fondamentale qui del tecnico è di non stravolgere quello a cui loro sono abituati. Non, bisogna assolutamente deromanticizzare lo sguardo, c'è chi dice anche decolonizzare lo sguardo, e arrivare sul posto con una mente molto aperta, la volontà inizialmente di imparare da loro qual è la loro tecnica costruttiva, quali materiali sono presenti, a cosa sono abituati, quindi anche a livello di capacità sul posto, quali sono, e poi cercare di migliorare quello che già fanno in maniera molto tecnica, evitando qualsiasi forma di giudizio, sostanzialmente. Quindi questo primo step di progettazione, in tutti i casi, in tutti gli obiettivi qua sopra, possiamo dire di averlo portato a casa in maniera soddisfacente, con un ottimo rapporto con l'amministrazione locale e il raggiungimento degli obiettivi nostri che ci siamo posti rispetto all'accessibilità dei luoghi. Io vi vedo bloccati e mi viene il dubbio. Mi sono bloccata io. Ti sentiamo. Noi ti sentiamo forte e chiaro, Giulia. Intanto continuo e cambio la connessione, perché vi vedo tutti bloccati e temo che il prossimo step sia che sono bloccata io. Niente di grave. Dopodiché la seconda parte sta nel ovviamente creare un bando di gara e gestire il bando. Per ciascuno di questi obiettivi noi abbiamo invitato un numero limitato di contractors, di imprese. Quindi abbiamo aperto il bando di gara con gli elaborati grafici che erano già stati approvati dal governo e valutato le risposte che ci sono arrivate. Nella fattispecie abbiamo scelto di avere una partecipazione limitata dei contractors, perché altrimenti sarebbe stata una mole di documenti se fosse stata una modalità aperta, difficilmente gestibile. Nel momento in cui si assegna un vincitore, ovviamente si scrive il contratto e poi arriva l'ultima fase, anche questa abbastanza complessa, di esecuzione di lavori e di monitoraggio. Gli obiettivi ovviamente sono di raggiungere un obiettivo soddisfacente dal punto di vista della qualità del costruito, ma anche ovviamente dal punto di vista finanziario, quindi budget. Cioè, noi avevamo dei budget ben precisi per ciascun obiettivo, la difficoltà, variazioni ovviamente in corso d'opera incluse, è stato quello di rimanere all'interno di questo budget. Gli attori e le autorità locali coinvolte, ovviamente l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, sono i finanziatori del progetto, operano un monitoraggio loro stessi del lavoro che abbiamo fatto. IBO Italia e, ancora più importante, IBO Tanzania, quindi l'ufficio di IBO ad Iringa. Dopodiché il rappresentante del ministero, si sta parlando di tre ministeri diversi: Educazione, Wilfred, questo personaggio qui, Cocu Belua per l'igiene, e l'ingegner Casillica e l'ingegner Muajombe più dal lato tecnico per l'approvazione del progetto e poi ovviamente l'accettazione in sede di fine lavori. Ora, in questo caso ovviamente queste tre persone erano estremamente importanti per far sì che il governo locale, dato che noi stiamo intervenendo su scuole, accettasse i lavori che noi stavamo facendo. Cocu Belua, per quanto riguarda l'igiene, esclusivamente ovviamente per i servizi igienici. Su questo punto ci arrivo un secondo dopo, perché vorrei farvi vedere delle immagini che ci sono nella prossima slide. Ultima fase, l'esecuzione, l'implementazione, quindi le imprese. Goldstar e Amtec con i rispettivi manager nello specifico. Allora,
per ciascuna scuola in cui siamo entrati, parlando per un secondo delle 10 scuole in cui siamo intervenuti, abbiamo innanzitutto definito gli obiettivi insieme attraverso delle riunioni partecipate. A queste riunioni facevano parte ovviamente i rappresentanti del ministero, che abbiamo visto prima, i dirigenti scolastici e un rappresentante dei genitori di bambini con disabilità, in modo che l'idea fosse che gli obiettivi e i bisogni di ciascuna scuola fossero identificati insieme. I bisogni dovevano venire dalla comunità, non potevamo essere noi ad arrivare e dire voi avete bisogno di questo. Ed è stato un processo molto interessante di scambio, in cui oserei dire interessante per entrambi. Questo non vuol dire ovviamente accettare passivamente tutto quello che la dirigente scolastica chiede o il genitore di bambini con disabilità chiede. Ovviamente c'è una somma di contributi, ma è l'idea che il sociale e il tecnico vadano sempre insieme, altrimenti il tecnico è sostanzialmente zoppo. Il sociale è fondamentale che vada col tecnico anche per tutti i lavori che Paola ha fatto prima ancora di intervenire con rampe e adeguamenti, quindi facendo formazioni e intervenendo nella scuola dal punto di vista della didattica, degli ausili e cose di cui io non mi azzardo a parlare, perché per me sarebbe un campo minato, però questo per essere sicuri che è un aspetto veramente importante anche per chi interviene dal punto di vista tecnico. Quindi guardiamo il primo esempio, il completamento del dormitorio di Chipera. Questo era quello che avevamo di fronte nel gennaio 2020, quindi potete immaginare la difficoltà di avere a che fare con un edificio già parzialmente costruito, di cui non si sa la qualità dei materiali utilizzati, soggetto a pioggia, intemperie, sole, vento per un certo numero di tempo, per di più in piena pandemia, quindi non è stata esattamente una passeggiata. Un anno dopo, questo è quello che siamo riusciti a consegnare alla scuola e al governo. Nel mezzo, nel frattempo, ci sono stati i lavori. Celebre è la volta in cui hanno inserito la metà delle travi del tetto che erano necessarie. Alcuni lavori, che è la parte interessante, hanno riguardato esclusivamente la parte strutturale. Quindi certe parti sono state fatte demolire perché strutturalmente di poca qualità, o come nel caso dei bagni, perché le partizioni tra i vari bagni non erano adeguate. Sostanzialmente i bagni, come potete immaginare, erano troppo piccoli per rispettare i canoni locali per le persone con disabilità. Un'altra cosa molto importante sempre rispetto all'igiene è che quello che abbiamo visto molto spesso è che non c'è gestione delle acque, dei bagni, sostanzialmente delle acque nere. E questo è un problema, come sappiamo, perché poi le acque nere sostanzialmente finiscono nella faglia e poi è l'acqua che si dà alle piante o, come in questi casi, si ricava dal pozzo e si beve. Un intervento di questo genere con la fossa settica, che in realtà non si vede qui ma si vede più avanti, e quello che si chiama pozzo perdente, che non ho idea di come Serena farà con la lingua dei segni, è per loro un aspetto molto importante, perché sostanzialmente dà un sistema autosufficiente e con pressoché zero manutenzione. Cioè, per loro zero manutenzione, per noi sicuramente dovrebbe averne. Abbiamo anche installato un water tank che sostanzialmente alimentava i lavandini. Loro sul posto avevano già un sistema di raccolta dell'acqua piovana, che non si collega a questa water tank, che è collegata alla griglia normale, però avevano già un aspetto di questo genere. I bagni all'interno
Abbiamo ricevuto enormi complimenti. Mi ha detto Paola che i professori vorrebbero che facessimo i bagni anche a casa loro, che mi sembra un ottimo successo. Ovviamente hanno compreso l'installazione di tutti quei supporti ausili dedicati alle persone con disabilità. E questo sostanzialmente è il lavoro che abbiamo fatto, incluse ovviamente le rampe per il dormitorio, che appunto è stato un lavoro di completamento. Nelle 15 scuole che abbiamo visitato, questa è una mappatura, la scala che voi probabilmente non vedete, a memoria questi dovrebbe essere più o meno 30 km. Noi eravamo basati a Iringa, che è qui, quindi il raggio d'azione, potete vedere, è stato abbastanza ampio. Anche considerando che era stagione delle piogge e che le strade sono non ottimali in genere, ancora meno quando è stagione delle piogge. Il nostro obiettivo era di raggiungere 10 scuole, ma per raggiungere e capire in quali scuole intervenire, noi siamo andati in 15 e per ciascuna abbiamo fatto un'analisi delle problematiche, sempre attraverso le riunioni partecipate di cui parlavamo prima, quindi non un'analisi delle problematiche nostra, ma in funzione dei bisogni reali del posto. Ora, se c'è un ingegnere in ballo, questo si traduce in automatico in una tabella Excel, per cui per ogni scuola abbiamo considerato quali fossero gli interventi soprattutto mirati alla fruibilità degli edifici scolastici e dei servizi igienici. Quindi c'erano due canali paralleli che avevamo ben chiari in mente. Un conto è la fruibilità dell'edificio scolastico e in parallelo i servizi igienici, che erano un altro obiettivo, anche se ridotto in numero, dello stesso programma. Ora, se il mio computer si impalla, questa è la scuola di Ibumila ed è soltanto, anzi chiedo scusa se vi farò venire mal di mare, ma l'intenzione non era di mostrarlo durante il webinar, era più mia per in caso ricordarmi scuola per scuola che cosa avevamo visto e quali fossero gli interventi più urgenti anche attraverso qualche video. Questi in generale sono panoramiche dal cortile centrale delle scuole, che spesso avevano questo tipo di impostazione, con un cortile centrale dove si raccolgono i bambini e poi attorno a questo perimetro i vari edifici scolastici, poi in funzione di quanto la scuola fosse grande. Rispetto alla fruibilità, in cui qui manca una R, l'ostacolo principale e anche quello più immediato ovviamente per chi frequenta sono gli scalini o l'accesso immediato alla classe. E questo si vede benissimo in questi esempi a Amsolua o Amfione. Anche quando c'erano delle rampe, la situazione non vuol dire che fosse migliore. Questa è una fotografia fatta da Paola, non ero sicura in quale villaggio, e questo a Pomerini. Sono stati con simpatia ribattezzati ski lift, perché anche per persone senza disabilità la pendenza era insomma considerevole. Oltre all'accessibilità diretta all'aula, lo step dopo è anche proprio lo stato, diciamo, all'interno delle aule. Qui siamo in Zimani, se ricordo bene due classi erano in questo modo, e noi abbiamo infatti rifatto il pavimento aggiungendo anche una rete elettrosaldata, quindi non soltanto facendo il massetto, la parte superficiale, ma anche aggiungendo una rete in modo che la resistenza fosse nel tempo migliore e ovviamente anche dei giunti di idratazione. Il fatto che noi visitassimo queste scuole nella stagione delle piogge è stato particolarmente utile, perché spessissimo avevano problemi di gestione dell'acqua piovana, che sempre con l'idea della libertà di movimento anche all'interno del cortile dà l'idea di come possa essere difficile. Spesso, tra l'altro, quest'acqua va a finire diretta nei bagni, perché un difetto, una debolezza frequente
è di non alzare da terra i bagni. Questo ovviamente implica che l'acqua piovana entra diretta, e questo dal punto di vista sempre, sempre tecnico non è l'ideale. Gli stati ne abbiamo visti veramente tanti. Questa è una foto che ho volutamente inserito di Federica, che prende un respiro prima di entrare in bagno, perché una delle challenge, una delle difficoltà era sicuramente l'aspetto olfattivo e di resistenza, dato che ne abbiamo visti parecchi, in varie condizioni, tra l'altro. Alcuni, ma qui in realtà si vede bene l'erosione alla base dell'edificio causata proprio dall'acqua piovana. Questa è una delle scuole in cui abbiamo inserito un sistema di convogliamento dell'acqua piovana proprio per migliorare anche la libertà di movimento di tutti i bambini, in realtà. Questo è uno dei forse peggiori servizi igienici che abbiamo visto, e questi alcuni dei migliori. Questo in realtà è fatto dall'UNICEF, anche se anche qui siamo riusciti a intervenire perché si erano dimenticati un pezzettino. In altri casi, cosa molto importante, la comunità aveva già lavorato per creare qualcosa che fosse accessibile ai bambini, soltanto che si era fermata a un certo punto perché non aveva più soldi. E qui a maggior ragione è utile il lavoro della cooperativa, perché si fonde con quello della comunità e completa quello che loro hanno già iniziato con un insieme di sforzi, invece che semplicemente dargli qualcosa di già fatto. Ora, mi hanno proibito di farvi vedere tutte e 41 le rampe, quindi io ve ne farò vedere soltanto qualcuna. In alcuni casi abbiamo dovuto essere tolleranti rispetto alla pendenza, come vedrete, principalmente perché non c'era spazio, cioè non c'era modo di farlo diversamente, e averla era molto meglio che non averla. Questi sono i pavimenti di Isimani che abbiamo visto all'inizio, tra l'altro. Questo sempre un fiume, sempre i 3 gradini, non so se vi ricordate la foto iniziale. Questo è il celeberrimo celestino della foto di Ngama. Ora, non mi addentro nei vari tipi di disabilità, perché anche lì per me campo minato, però abbiamo visto anche attraverso delle testimonianze fatte quando i lavori si sono conclusi, che sono veramente tante le persone che abbiamo in qualche modo toccato. Sì, infatti ti volevo parlare, so che non ti incrocio mai, e volevo... No, non sono io. Le persone che abbiamo toccato con questo tipo di interventi, che sembra molto semplice, perché è solo una rampa con una balaustra, ma in certi casi, in certi contesti, può veramente fare la differenza. Adesso passiamo all'aspetto dei servizi igienici, e poi abbiamo praticamente concluso. All'interno di 2 scuole, a Isimani e a Kibaoni, abbiamo costruito 2 blocchi di bagni interi. Quindi si tratta di 8 bagni per i bambini, 8 bagni per le bambine, di cui uno per ogni blocco accessibile ai bambini con disabilità, con ovviamente il proprio lavandino e i lavandini per gli altri bambini, la water tank che alimenta il lavandino e la septic tank, la fossa settica al centro, che qua non si vede ma vedremo meglio dopo. La parte carina e interessante è che anche qui elaborati grafici forniti dal governo, perché è una scuola pubblica. Noi, con calma e molta pazienza, abbiamo alterato i disegni del governo per renderli, secondo noi, migliori, più accessibili. Dopodiché, parte per la costruzione, parte della sabbia, che sappiamo essere elemento di costruzione fondamentale, è venuto dal villaggio, che ha voluto contribuire e quindi ci ha abbassato il prezzo, cosa molto importante per noi per raggiungere l'obiettivo della costruzione. E se non ricordo male, a Isimani lo scavo della fossa settica era già completato, a Kibaoni addirittura la septic tank era già esistente, abbiamo dovuto soltanto allacciarci con i bagni nuovi. Questi
a proposito, sono i bagni vecchi di Chibaone, che hanno promesso di demolire dopo la costruzione di quelli nuovi, ma sappiamo che molto difficilmente questa cosa capiterà, a meno che non è già avvenuta nel mentre. Esatto, Giulia, ti fermo live per dirti che sia Isimani che Chibaoni la comunità ha battuto i bagni vecchi, quindi hanno mantenuto la promessa, hanno messo qualche mese, però non ci sono più. Sono molto positivamente stupita, grazie. E niente, qualche foto in più, i due blocchi di bagni sono pressoché identici, con la septic tank, la fossa settica al centro, ovviamente che serve per entrambi i blocchi. Ripeto quanto è importante e rara per i villaggi che abbiamo visto questo genere di lavoro, anche se qui non c'è il pozzo perdente, quindi necessita di manutenzione per essere svuotata, perché abbiamo scelto noi, dal punto di vista tecnico, di far sì che sia in qualche modo una vasca d'accumulo in realtà. Questo perché non avevamo dati su dove fosse la faglia acquifera, quindi c'era il rischio serio di inquinare la faglia se non fossimo stati attenti. Altri dettagli sempre sui bagni e... praticamente ultima slide, nelle altre scuole abbiamo soltanto costruito dei cosiddetti stand-alone, quindi singoli, dei bagni singoli, uno per le persone con disabilità, ovviamente bambini e bambine, separati per questioni ovviamente culturali. Comunque praticamente la stessa progettazione e sempre con una vasca di raccolta al loro... al retro, evitando qualsiasi dispersione all'interno del terreno. Quindi, a livello di conclusioni, gli aspetti che ci tengo particolarmente a sottolineare, per cui poi sarei anche curiosa di sentire qualcuno di voi se ha domande, è che secondo me una delle parti più importanti è proprio, come si può dire, l'intervento dal punto di vista di architetti e ingegneri assolutamente deromanticizzato e se possibile decolonizzato, con l'idea che il primo passo quando si arriva in questi luoghi è di capire perché stanno facendo in quel modo, perché molto probabilmente hanno delle ottime ragioni. Dopodiché si tratta di migliorare dal punto di vista tecnico certi aspetti, sia dal punto di vista strutturale che assolutamente dal punto di vista della fruibilità, ovviamente, dato che è lo scopo principe in questo caso del progetto. Questo attraverso una collaborazione positiva sia con i beneficiari stessi, sono loro che devono identificare i bisogni in modo che tu anche in buona fede non gli imponi niente che per loro magari non è progresso, per loro è semplicemente qualcosa di cui non se ne fanno niente. E questo aspetto di collaborazione col locale esce fantasticamente quando il sociale appunto va insieme al tecnico. In questo caso grazie a Paola e alla sua squadra che ha intessuto ottimi rapporti sul territorio. L'altro e ultimo aspetto carino, volendo, è proprio il rapporto con le imprese di costruzione. Il buon Solomon dell'impresa di Gold Star ha detto che ha imparato di più con questi progetti, poi lui ne ha fatti soltanto qualcuno, con Ibo Italia piuttosto che con gli altri progetti che stanno portando avanti con il governo. Quindi magari la discussione a volte un po' lunga che abbiamo fatto su certi aspetti ha aiutato anche l'impresa a rivedere i suoi modi di operare, ma in maniera, ripeto, estremamente positiva e pacifica. Questa è una foto in cui io ancora aspetto di vedere premi o non so, qualche diritto pagato da Ibo, però ancora non ho visto niente di Paola insieme a Celestino. Angama. Fede, vuoi dire qualcosa? No, ridevo che hai ragione, questa foto è così bella. Grazie mille. Da dopo leggevo un po' di domande che intanto sono arrivate, se vuoi però finire.
No, ho finito, se volete interrompo la condivisione e apro la chat, così posso... Sì, c'è una domanda che è interessante, ti facciamo rispondere su come è stata gestita la questione di accessibilità e fruibilità degli spazi esterni, quindi la parte erbosa, lo sterrato, la ghiaia, che è una... Una bella sfida. È un tema enorme, enorme. Era un tema molto ricorrente nel momento in cui abbiamo fatto l'analisi delle problematiche delle varie scuole. Era quasi un punto costante di tutte le scuole, perché dalle foto che avete visto potete immaginare quanto sia complicato. Non c'è, credo, nessuna scuola che avesse completamente pavimentato, Paola, correggimi se sbaglio, la parte esterna. Non ho inserito un'altra foto carina che mi è venuta in mente adesso, le balaustre che abbiamo fatto a Chipera. Quello è stata una sorta di via di mezzo. Comunque, per rispondere, purtroppo questo lo lasceremo al prossimo progetto, credo. Nel senso che per i materiali che sono presenti sul posto e il loro costo, un intervento sul campus della scuola, quindi sul cortile, ci avrebbe praticamente mangiato il budget per, non dico quasi tutto il resto, ma... Quindi la scelta purtroppo è ricaduta nell'intervenire su più scuole all'accessibilità diretta all'edificio, piuttosto che al miglioramento di magari una singola scuola all'interno di tutto il cortile. Sono d'accordissimo, ed è uscito in più equipe, in più riunioni, che è un intervento che sarebbe assolutamente necessario. Se continuiamo a vincere fondi attraverso vari bandi, rimane sicuramente un obiettivo per il futuro. Io, se posso, aggiungo una cosa non tecnica su questo aspetto, un po' più per inquadrare quali sono un po' i bambini che in realtà frequentano le scuole. Io sono fisioterapista poi di professione, quindi ecco, è sempre un po' il mio target, la disabilità in particolare fisica. Nella legge, insomma, del 2010 in Tanzania, si dichiara, insomma, che viene, cioè la scuola è un po' aperta a tutti i bambini, anche i bambini con disabilità. In realtà, nella realtà dei fatti, poi i bambini che davvero riescono ad accedere all'istituto scolastico sono pochi. Sono generalmente bambini che hanno delle disabilità lievi o moderate, mentre purtroppo non ci sono ancora delle condizioni per poter accogliere tutti i tipi di disabilità nelle scuole. Per questo infatti ci sono anche altre ONG sul territorio che magari aprono, come Neon Bali, che è uno dei nostri partner di progetto, dei centri diurni per bambini con disabilità gravi per l'accompagnamento al loro percorso scolastico. I bambini che frequentano le scuole sono spesso bambini con disabilità sensoriali, quindi difficoltà uditive, visive, ipoacusici, ipovedenti, mentre le disabilità fisiche, che spesso sono gravi, sono causate magari da paralisi cerebrali, sono poco frequenti, quindi è difficile vedere dei bambini in realtà in carrozzina nelle scuole. Ci sono, ed è per questo che noi siamo intervenuti in 10 scuole, perché sono state delle scuole che ci sono state indicate dal distretto come intervento urgente, perché magari erano già presenti dei bambini che utilizzavano degli ausili e che necessitavano quindi di un miglioramento dell'accessibilità. Però sicuramente andrà fatto un lavoro anche sull'esterno. Come diceva Giulia, spesso le scuole hanno un cortile e lateralmente si sviluppa la scuola, quindi per fortuna per la mobilità interna è quasi sempre presente una specie di corridoio generalmente cementato per facilitare l'accessibilità, e noi spesso i lavori di rampe lo abbiamo fatto proprio in questo cortile, in modo che almeno in una parte della scuola ci fosse un'autonomia di mobilità di questi bambini. Chiaramente poi il problema si estende sulle strade, perché magari si riuscirà nel futuro a rendere accessibile il cortile scolastico, ma
come i bambini raggiungono il cortile scolastico, i trasporti, le scuole sterrate, eccetera. Però è effettivamente un buonissimo punto e grazie per la domanda, quindi. Grazie mille, era fondamentale questo, secondo me, questo pezzo qua. Fede, posso rispondere alle tre domande se vuoi, perché ce ne sono alcune molto carine. Sì, c'è questa sulla formazione professionale che secondo me ti piace molto. Un casino. Allora, grazie intanto infatti per tutte queste domande e anche per gli auguri che Likes finanzi altre cose, ce l'auguriamo anche noi. Se avete conoscenti mettete una buona parola. Questo forse non lo potevo dire. Questo lo potevi dire, comunque era uno scherzo, anche se è registrato. Vai troppo avanti. Tardi, troppo tardi. Comunque scherzava. Non ero assolutamente seria. Rispetto ai corsi di formazione, anche qui sono estremamente d'accordo. Mi ero lanciata nella scrittura di un progetto che comprendesse proprio questo, cioè se noi interveniamo sui contractors, sulle imprese di costruzione, facendo vedere anche loro il vantaggio, il valore dell'accessibilità, della fruibilità, poi saranno loro per primi la prossima volta che costruiscono un bagno a pensare alle dimensioni, a prescindere che l'architetto o il tecnico sia lì a dargli le dimensioni precise, cosa va, cosa non va. Perché loro appunto sono già stati formati. Anche perché poi Paola è la persona più giusta rispetto a parlare della sensibilità a questo tema. Però per esempio, per qualche motivo, con le persone tecniche io ne ho vista molta. Quindi quando insistevamo tanto sulle dimensioni, sulle maniglie, sulle porte di un certo tipo, sono sempre stati molto accoglienti. Quindi il progetto che avevo provato a scrivere includeva proprio la formazione dei contractors in modo che poi loro per primi applicassero. In questo progetto in particolare invece abbiamo utilizzato quelli che hanno vinto il nostro bando e abbiamo poi avuto, devo dire, un ottimo rapporto con loro e ci siamo fermati lì. Adesso non so, Fede... Si tratta sempre di una ditta comunque tanzaniana. Sì, certo, assolutamente. Locale. Sì. Poi il tempo, quanto tempo ho richiesto? Cioè il lavoro. Allora, dipende dai vari... Ovviamente sono, però abbiamo presentati insieme, ma sono forse 4 contratti in totale, neanche 3. Paola, in un anno e rotti, in un anno e mezzo, secondo me abbiamo finito. Direi che abbiamo iniziato col dormitorio a maggio 2020. È finito con tutte le costruzioni di accessibilità e servizi igienici a settembre 2021. Esatto, quindi un anno. Meno un anno e 3 mesi, sì. Il primo lavoro è stato il dormitorio, poi i lavori di accessibilità, i blocchi di bagni e gli stand alone si sono più o meno sovrapposti come tempistiche. Paola, c'è una domanda per te. Se sono state coinvolte organizzazioni di persone con disabilità e non soltanto i genitori di bimbi con disabilità? Sì, ho risposto brevemente sulla chat, però scusami. Rispondo anche a voce così magari se qualcuno non aveva letto meglio. Se diciamo che in questo progetto, che è un po' il primo grosso progetto che IBO sta implementando nel distretto di Iringa, siamo venuti a conoscenza di associazioni di persone con disabilità locali. Solo che in questo progetto operiamo più o meno per l'80% nell'area rurale, dove queste associazioni formalmente esistono ma sono poco attive. Quindi i lavori di costruzione, che sono stati un po' il kick-off, un po' l'inizio del nostro progetto, hanno visto un parziale coinvolgimento di queste associazioni e abbiamo preferito, privilegiato un po' il coinvolgimento delle persone che direttamente avrebbero in qualche modo beneficiato dei lavori che stavamo per iniziare, quindi i genitori dei bambini con disabilità, gli insegnanti e i presidi della scuola,
e i vari rappresentanti che forse Giulia non aveva un po' nominato, diciamo che in ogni riunione cercavamo anche di coinvolgere il responsabile di villaggio, perché era la persona che avrebbe poi in qualche modo aiutato ad aumentare, ad incrementare la partecipazione della comunità. Infatti affinché ci fosse una sorta di appropriazione dei lavori fatti da parte della comunità, quindi che non vedessero questo lavoro, questo intervento solo come IBO, questa associazione è venuta a farci il bagno, ma come noi abbiamo adesso un nuovo bagno che è accessibile per tutti. Ecco, abbiamo prevalentemente insomma colloquiato con le persone che erano più vicine, ecco, alla scuola e al villaggio di appartenenza della scuola. In altre attività in cui invece le associazioni con disabilità erano più facilmente coinvolgibili, magari le campagne di sensibilizzazione che stiamo svolgendo adesso, invece è stato più facile, ecco, la partecipazione anche di queste associazioni che però, ecco, in Tanzania, in particolare a Iringa, sono molto poco attive. Top, grazie mille Paola. Adesso rispondo velocissimamente a Valentina, che fa una domanda molto furba sui servizi igienici. No, non sono a secco, sono ad acqua. Praticamente c'è un rubinetto, abbiamo installato un rubinetto in ogni cabina, non so come definirlo, in cui c'è ovviamente il solito secchiello che già conoscerai, e utilizzano quello sostanzialmente, quindi sono ad acqua. Dipende, perché abbiamo i bagni, quelli grandi, di Isimania Kibaoni, dove la fossa settica è a memoria, un 6 metri per 2, è profonda. Porca miseria, profonda credo un paio, beh, c'era il signore in piedi, credo un paio di metri qualcosa. Avevamo calcolato che in ogni 2-3 anni, poi dipende anche i bambini quanto lo usano, gli adulti, ogni 2-3 anni forse va svuotata. Quella più piccolina per i bagni singoli anche di più, perché non eravamo sicurissima di quanto sarebbe stata utilizzata. Quindi a livello di manutenzione ci aspettavamo qualcosa del genere. Poi c'è un'altra domanda, una paracuriosità, come la definisce Giuseppe. Se l'iter burocratico è altrettanto complesso e farraginoso? Io non so, Paola, vuoi rispondere tu? Oddio, cioè, sicuramente ci sono delle parti complesse burocratiche. Adesso io è tanti anni ormai che lavoro qui in Tanzania, quindi forse ho perso anche un pochino il paragone con l'Italia, in particolare appunto essendo una fisioterapista in Italia non mi è mai successo di aiutare a costruire qualcosa, quindi forse mi manca il paragone italiano. Come diceva Giulia, appunto Italia è da ormai un po' di anni che qui è Iringa. Siamo in stretta collaborazione con il Dipartimento Scolastico e quindi sicuramente avere dei buoni rapporti con il governo locale aiuta molto nello svolgimento e nell'esecuzione e nell'implementazione di tutte queste procedure. Come ONG, anche per i vari appalti, le varie procedure, è necessario sempre seguire le linee che il donatore richiede. In questo caso l'AICS, l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, si rifà alle PRAG, che sono le pratiche europee. Quindi in base al budget presunto, stimato del costo di un certo intervento, si devono seguire delle pratiche diverse, quindi banalmente se il costo, non so, eccede i 20.000 euro è necessario almeno invitare 3 ditte, se il costo invece è inferiore è necessaria una, insomma ci sono dei vari scalini economici e in base a quello l'ONG deve seguire un po' la pratica richiesta. Quindi sicuramente c'è un grosso lavoro di questo tipo, sia tecnico sia amministrativo. Una volta che è adempiuto e quindi si è in compliance, si è in accordo con le regole del donatore,
se si ha un buon rapporto col governo locale, io non la definirei troppo difficile, però non so Giulia tu come l'hai vissuta, magari. No, sicuramente è stato un grande aiuto di Giulia di questa parte, perché poi è molto tecnica, quindi forse noi l'abbiamo sentita meno perché Giulia ha dato un grande contributo. Questo può essere. Comunque le direttive europee sono molto simili a quelle, scusa Serena adesso rallento, le direttive europee sono molto simili a quelle che ci sono in Italia, è classica impostazione del bando, quello quindi però è stato giustamente imposto dal donatore e noi l'abbiamo seguito, è in qualche modo scollegato dalla Tanzania che al contrario vedeva tutta questa burocrazia come non erano molto abituati, l'abbiamo dovuti accompagnare molto in tutti i documenti che dovevamo produrre perché loro sono abituati a molta poca burocrazia, quindi no, sicuramente solo l'aspetto tanzaniano molto più veloce, molto più blando rispetto a quello a cui siete abituati voi. Mi ricordo che quando con Giulia nel scegliere, non so se ti ricordi Giulia, con l'ingegnere Cassiririca per scegliere chi fosse il vincitore dei bagni, ci siamo presentati in un bar con questo ingegnere con questi faldoni e lui ci ha guardato come per dire ma dobbiamo proprio leggerli, voi chi piace, giusto? Poi ovviamente anche loro hanno fatto secondo me un buonissimo lavoro, settimanalmente andavano comunque a controllare lo svolgimento dei lavori, insomma c'è stato un ottimo lavoro di cooperazione, giustamente. Sicuramente. L'ultima domanda rispetto agli aspetti energetici, ma non so Fede se possiamo continuare, come funziona? Si può rispondere. Ci spegne parlate un lentamente perché sennò Serena sta impazzendo. È una domanda molto interessante anche questa rispetto agli aspetti energetici sia per la realizzazione che per la vita stessa dell'intervento. Allora, per la realizzazione brutale generatore diesel fornito dall'impresa rispetto all'energia elettrica nei villaggi che abbiamo visitato, forse noi ci aspettiamo uno standard più alto di quello che effettivamente c'è. Per esempio, anche qui Paola dopo intervieni pure, per noi è scontato che ci siano le lampadine della luce all'interno di ogni stanza e magari anche all'esterno, ma assolutamente no. La connessione alla rete pubblica, in certi villaggi, certe scuole, in posti particolarmente remoti, non è neanche necessario che la rete arrivi alla scuola, quella pubblica. Quindi rispetto alla vita dell'intervento, purtroppo dobbiamo abbassare tantissimo le aspettative. L'intervento carino, di cui tra l'altro abbiamo parlato, era l'installazione di pannelli fotovoltaici per rendere più autonoma le nostre costruzioni. Anche lì abbiamo fatto uno studio attraverso dei fornitori ovviamente locali e non è andata benissimo, nel senso che sono molto costosi e di nuovo il nostro budget non lo consentiva nello specifico. Paola, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro. Diciamo che abbiamo rispettato degli standard, scusami Serena anch'io rallento, abbiamo cercato di rispettare degli standard minimi, per esempio nel dormitorio femminile, essendo una struttura abitata H24 anche di notte, abbiamo deciso, nonostante sarebbe dovuto essere un compito del governo locale, di allacciare la scuola e i nuovi edifici alla rete pubblica. Invece in altre situazioni, come ad esempio i bagni nelle scuole, sono comunque strutture utilizzate soltanto durante il giorno, quindi col termine delle lezioni non sono bagni che vengono utilizzati anche di sera, allora in quel caso non sono state installate lampadine o altro. Invece per quanto riguarda gli allacciamenti dell'acqua, questo secondo me è un buonissimo punto che abbiamo raggiunto, è stato che quando un po' prima parlavo della collaborazione che cercavamo di ottenere da parte delle autorità locali, dal capovillaggio, il capostrada e della comunità, abbiamo sempre cercato di far loro una parte che fosse ovviamente per loro gestibile, quindi magari gli scavi iniziali, l'allacciamento tra l'approvvigionamento pubblico dell'acqua e il sito di costruzione dei bagni, quindi erano delle
piccole parti che loro avrebbero svolto per collaborare, insomma, per far sì che poi sentissero più loro questo progetto. Top. C'è una domanda difficilissima di David che chiede se avessimo a disposizione più fondi, quali interventi che non siamo riusciti a realizzare riteniamo fondamentali in un prossimo ipotetico step? A parte che credo che nessuno, tra me, Federica e Paola, potremmo dire tre cose diverse, molto probabilmente. Ho pensato ci avremo intanto una riflessione. Sentiamo basta, Federica, quando parli. Scusa, diciamo che le esigenze sono talmente tanto che penso sia necessaria una riflessione lunga su cosa è necessario. A me l'aspetto energetico e di autonomia, devo dire, mi interessa particolarmente, però mi rendo conto che, cioè, è difficile capire la priorità. Paola, sicuramente magari l'aspetto più giustamente di fruibilità piuttosto che di autonomia energetica. Un aspetto invece che mi viene in mente è la replicabilità di queste cose semplici su più larga scala. Per esempio, cioè è stato difficile scegliere a un certo punto su quali scuole intervenire, magari quali no, anche questo. Giulia penserà alla scuola di Msolua, che purtroppo è una delle scuole, vero Giulia, lo sapevo, che è rimasta fuori, ecco. Quindi magari garantire degli interventi base, non perfetti, non qualitativamente, non so, al 100%, però per tutti. Bravo, un ottimo punto. E non so, probabilmente... non so se è una domanda o è un'affermazione, se i costi per quello che è stato realizzato sono alti. Ma noi possiamo, Fede, noi possiamo o non possiamo? Che cosa? Essere più specifiche sui costi. No, se, certo, è tutto pubblico. Ah, boom! Ma... stavo allora, infatti cercando il numero, il dato numerico, e non me lo ricordo così. A allora, i parziali potrei sbagliarmi, però il totale per queste cose che abbiamo visto, che forse è più facile anche per... Sì, anche meno noioso. Io la dico, poi mi correggete, forse 136 mila euro. Non ero pronta. Io parlerei su 67 mila invece, dormitorio. Sì. Ok, sui 65.000 euro il dormitorio e 20.000 euro secondo me gli interventi dei bagni standalone, un pochino più meno 20, di 20 perché non 20. Era un simple tender procedure ma un single di poco, e allo stesso le rampe sui 18.000 euro e, quindi 100 più o meno, e i bagni di Isimani e Kibaoni leggermente meno di 40.000. Vedi? Preciso, 130 qualcosa, esatto. E del resto sei un ingegnere. Sì, ma la memoria, gli ingegneri la memoria non... Gli ingegneri è chi fa, è chi registra. Esatto, esatto. Contabilità. Ecco, questa era, non so, però io non saprei dire se è tanto poco, sinceramente. Questo, non so se appunto era una domanda o un'affermazione. Sicuramente rispetto agli standard... abbiamo utilizzato, credo, insomma, perché sì. È bene fidarsi delle ditte, ma non ciecamente, quindi siamo andati anche più volte a controllare i prezzi e rapportando la qualità al prezzo, ecco, magari non io, che non ero competente, magari altri dello staff locale, abbiamo cercato comunque di utilizzare dei materiali di buona qualità. Abbiamo cercato di piastrellare quando possibile, esatto. Di mettere il colore bello quando possibile, sempre ecco, tenendo conto del budget e di tante altre cose, però ci piaceva anche che fossero dei begli edifici, un po' come esempio, perché succede spesso che ora quando i ministeri da Dodoma vengono e si vanno nelle scuole inclusive, magari vanno a Chipera dove Ibo ha fatto il dormitorio bello con le piastrelle scintillanti, quindi sicuramente, oltre a parte tecnica, un po'
abbiamo cercato l'estetica, non è stato sicuramente il nostro primo obiettivo, però abbiamo usato dei materiali anche resistenti per il futuro, perché qui è facile che poco dopo le costruzioni ci siano subito delle crepe, cedimenti, invece insomma ci piaceva pensare anche che fossero delle strutture durature nel tempo. No, poi sicuramente il rapporto con l'Italia non regge, però per la Tanzania credo siano veramente un contratto molto grande, cioè non, veramente tanti soldi, quindi. E anche la contrattazione è un mondo molto diverso, per cui abbiamo potuto contrattare in maniera che in Italia non si può fare, ovviamente. Cioè, un po' c'era un rapporto molto meno burocratico e documentato, era molto più sul rapporto umano che su quello che c'è scritto su bianco, nero su bianco. E qui non è, la chiuderei. Grazie. C'è l'ultima secondo me domanda, sì. non so se eventuali altri partner con chi si devono interfacciare. Cioè, possiamo dire che ci siamo interfacciati con i partner che sono stati citati, dal finanziatore, scuole, responsabili dell'istruzione, i genitori, i capi villaggio e le persone sul posto. E, questo direi che sono i partner con cui abbiamo avuto contatti. Chiedo a Walter se vuole aggiungere qualcosa. Intanto, se qualcun altro ha anche delle domande, ci avviamo comunque verso la conclusione dell'incontro. No, io da aggiungere non molto, ho apprezzato veramente, ma già qualcosa mi era stato anticipato nei precedenti incontri. Ritorno sulla considerazione iniziale. Mi è piaciuta molto la proposta di questo. Di questo evento, di questa sera, evidenziando la grossa differenza tra quello che è il mio intervento, che è semplicemente la rassegna di quelli che sono gli indirizzi istituzionali, ma la vera esperienza è quella che ha presentato Giulia e Paola, cioè l'esperienza sul campo, è questo quello da mettere in evidenza. L'aspetto che coniuga la parte tecnica con il sociale, questo stanno in enunciati di carattere internazionale o nazionale, ma è l'esperienza diretta sul campo, sono le motivazioni che sono state richiamate, i bisogni reali, soprattutto il coinvolgimento delle popolazioni in questi percorsi partecipati, che tendono a condividere la soluzione di quelli che sono bisogni oggettivi delle popolazioni a cui si concorre con i progetti della cooperazione. Ed è uno straordinario valore aggiunto che mette in evidenza anche una capacità e un impegno con tantissimi sacrifici, ma con una qualificazione dell'esperienza eccezionale da parte dei tanti tecnici che operano in questi contesti. Ed è un'esperienza che io ho impostato con il mio ruolo di consigliere nazionale, ma che adesso intendo comunque portare avanti con l'aiuto e la collaborazione e il confronto continuo, e ribadisco che la serata di oggi è una di queste manifestazioni, perché queste opportunità formative con la presentazione di queste best practice possono essere ancora di più implementati e messi in rete, perché anche la formazione che riguarda noi è importante, di chi si prepara o è disponibile ad andare a fare queste esperienze, che manca. E proprio conoscere le attività che vengono fatte in ogni angolo del mondo è un arricchimento, e io sono stato qui ben volentieri a sentirvi, perché lo trovo assolutamente positivo. Creativo, unisce la creatività con la pratica di cantiere proprio, veramente molto bello, quindi spero di poter avere la possibilità anche di concerto con voi di mettere in pista anche altre proposte. Grazie ancora. Grazie a te Walter. Grazie anche a Serena con la pazienza della traduzione, forse anch'io vado un po' troppo veloce come Giulia, ma vedo che mi hai seguito bene.
E aggiungo, allora Antonio chiedeva altri finanziatori, allora aggiungo che questo progetto è cofinanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo e per una parte ha avuto anche il contributo della Conferenza Episcopale Italiana, di due aziende, Siram e Proges, e che altri finanziatori li stiamo cercando anche per continuare il lavoro iniziato e quindi incrociamo le dita. Veramente. Okay. E io volevo ringraziare tantissimo Serena, grazie, Giulia, Paola e Walter, moltissimo grazie. E grazie anche a tutti voi che siete rimasti così tanto collegati. E renderemo disponibile il video e vi invieremo il link alla mail a cui, che avete lasciato nell'iscrizione. Sarei per chiudere, se non ci sono altri interventi. E ringraziandovi tutti, augurandovi un'ottima serata. Grazie. Va bene, grazie a tutti. Grazie a tutti voi ancora. E buon lavoro a tutti. Ciao, a presto, alla prossima. Ah, dimenticavo, il prossimo incontro è previsto per il 19 aprile e parleremo degli aspetti dell'insegnante di sostegno. A presto. Presto. Grazie. A presto.